per te è arrivato finalmente dopo due... Innanzitutto, come stai? Dopo due mesi finalmente sei tornato in campo. Eh sì, adesso posso dire che sto bene, il ginocchio è guarito perfettamente. Sono passati due mesi abbastanza brutti e pesanti, però finalmente sono passati e sono andati via. L'esordio in Lega Pro come è andato col Messina? 1-0-0, quindi per te un risultato positivo visto che sei riuscito a tenere la porta inviolata. Sì, sì, la partita è stata meno impegnativa del previsto, nel senso che è stata una partita comunque equilibrata, dove sia noi che il Messina abbiamo avuto poche occasioni per sbloccarla, il Messina solo un'occasione dove sono stato fortunato, dove non hanno segnato. Scherzo quasi del destino, l'esordio in Lega Pro è arrivato a Messina. Si era parlato di un tuo abboccamento col Messina prima del Matera, è vero questo? Guarda, di queste cose si occupa personalmente il mio procuratore. Io ho appena saputo che c'era comunque l'interessamento del Matera, che è una società ambiziosa, non ho esitato e ho scelto comunque subito Matera. Un anno per essere magari da trampolino di lancio per tornare magari già il prossimo anno a Palermo. Io sono venuto a Matera proprio per crescere sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista umano. Poi la società tirerà le somme, però io cercherò di farmi trovare pronto intanto qua a Matera. Intanto a Palermo, così come è avvenuto per te l'esordio contro il Torino, hai esordito in Serie A anche lo Faso, lo conosci perché siete stati compagni anche nella primavera. Secondo te lui può essere il futuro del Palermo? Io con Simone ci sono stato compagno prima negli allievi e poi in primavera, già nel tempo degli allievi si vedeva che aveva delle qualità importanti e domenica l'ha dimostrato. Io sono felicissimo per lui perché è un ragazzo che si merita questo momento. Per me può essere il futuro del Palermo perché è un grande giocatore. Magari nel futuro del Palermo c'è anche spazio per Fabrizio Alastra. Vediamo, io sono legato al Palermo perché comunque mi ha fatto giocare tra i grandi e mi ha fatto crescere già in primavera, quindi io sono sempre legato al Palermo. Il Palermo ha dato quest'anno affidato la porta ai giovani, c'è Posavec tra i pali, tu hai avuto modo anche di allenarti al suo fianco. Tu credi che il Palermo abbia fatto la scelta giusta a fidarsi un giovane o magari serviva anche un portiere più esperto? Beh, il campo sta parlando, sta dicendo che Josip è un buon portiere nonostante la giovane età. Qualche errore ci sta perché comunque è giovane, posso dire che sta rispondendo presente anche dopo gli errori che magari ha commesso. Visto comunque che è stata data l'opportunità a tanti giovani, dietro comunque a Posavec ci sono Fulignati e Marson, speravi di restare a Palermo per crescere qui o secondo te sarà più utile un anno in Lega Pro? No, la scelta è stata presa insieme alla società, quella di andare a giocare in Lega Pro, perché comunque io avevo bisogno e volevo giocare. Che quest'anno in Lega Pro mi serva molto per crescere. In ogni caso comunque Palermo resta il futuro, tu nel mentre continui a seguire il Palermo? Assolutamente, io c'ho ancora, sono nel Palermo, altri due anni di contratto e spero che comunque la società mi dia ancora la fiducia anche se sono lontano. Io il Palermo lo seguo sempre, ogni domenica quando posso le partite le guardo e faccio sempre il tifo da casa comunque. Hai avuto modo anche magari di sentire qualche tuo compagno in questi giorni, visto che comunque non è un periodo ottimo, hai sentito qualcuno di loro e il loro umore? Guarda, personalmente non ho sentito nessuno perché comunque siamo stati impegnati, io a maggior ragione che questa settimana ho giocato, loro che stanno giocando, comunque non è un bel periodo, però sono sicuro che i ragazzi, diciamo che sono abituati, visto lo scorso anno, quello che abbiamo e che hanno passato, quindi sono sicuro che da questo brutto momento ne usciranno più forti. Hai parlato della salvezza dell'anno scorso, secondo te quanto è stato importante alla fine per arrivare alla salvezza anche l'aiuto di Gianni Di Marzio? Ah, sicuramente il direttore Di Marzio è una persona che ha carisma, che sta vicino alla squadra e che sta risollevare lo spogliatoio, è una grande persona, anche nei momenti più brutti lui per drammatizzare fa la battuta, quindi tira su il morale.
secondo me la sua presenza è abbastanza fondamentale per il Palermo. Una cavalcata che comunque, l'ultima domanda e ti lascio, la scorsa stagione è stata sofferta, la salvezza alla fine comunque è arrivata. Tu pensi che quest'anno si possa ripetere quel miracolo, tra virgolette, o per il Palermo sarà più dura? Personalmente l'anno scorso è stato fatto qualcosa di grande. Abbiamo fatto una grande scalata alla fine e siamo riusciti con la salvezza. Penso che comunque ancora sia presto per dire che il Palermo sia spacciato, che il Palermo non possa fare di nuovo un altro miracolo, così come viene chiamato. Quindi secondo me basterebbe una vittoria per invertire il trend negativo che c'è stato per adesso.